Siamo con Mister Tuodo, il mister del Rogit. Innanzitutto complimenti mister. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Mister, parlando del match, sapevamo che era una partita difficile, così è stato. Abbiamo denominata forse la partita più sofferta della stagione. Un Rogit che era partito benissimo, sicuramente è stato lei a impostare quell'avvio di gara, perché era diciamo visto in campo come si era posizionato il Rogit e come lasciava giocare il Rutigliano, sì col possesso ma senza fargli mai creare occasioni. Sì, questo era l'intento. All'inizio avevo chiesto ai ragazzi una partita giocata con tanta umiltà, quindi con rispetto degli avversari, specialmente all'inizio di gara dove dovevamo farli sfogare in un certo senso, e avevo chiesto proprio questo, di colpirli un attimino se era possibile in ripartenza. Così è stato, perché fino al 2-0 la squadra si era comportata bene, riuscendo a ridurre veramente al minimo il danno, perché calci in porta con una certa pericolosità non ce ne sono stati tutto il primo tempo. Abbiamo avuto più occasioni per fare il 3-0 e poi da una ripartenza è nato questo piccolo errore della nostra squadra che ci ha portato al 2-1. Quindi poi niente, nello spogliatoio ho chiesto sempre la solita calma, perché sapevo che era una partita difficile, perché avevamo perso in questo periodo un po' di ritmo, e loro sono entrati bene e noi un po' morbidi sulle gambe, forse un po' di stanchezza anche probabilmente anche per il carico che abbiamo fatto contro, perché abbiamo approfittato delle due partite un poco più semplici sulla carta, se possiamo dire così, in questo momento del campionato. Abbiamo caricato un pochino di più, però niente, l'importante fra primo e secondo tempo, abbiamo detto questo, l'importante erano i tre punti, e quindi faccio i complimenti ai ragazzi che hanno saputo soffrire. Tre punti che sono arrivati, da sottolineare prestazioni di giocatori importanti come Soso, ma anche di qualcuno in ombra come Silon, ad esempio, che anche se non è stato al centro del match, l'ha comunque risolta lui. E forse questa è proprio la sua caratteristica da capocannoniere, che anche quando non è al massimo riesce a decidere una partita come quelle di oggi. Sì, allora guarda, la forza di questa squadra è l'equilibrio fra i giocatori. Sono sei giocatori che si compensano, tutti sono importanti, perché ci sono momenti in cui lo dimostrano un po' di più, ma momenti in cui si poggiano ai compagni e i compagni sono pronti a sostenerli. Quindi questa è la forza oggi di questa squadra, che si sta salvando benissimo in questo campionato. Ci troviamo lì sopra, siamo sempre con i piedi per terra, perché siamo una squadra costruita, lo ripeto, lo sottolineo, per salvarci, anche se adesso ci godiamo il momento. E Silon è una sorpresa in tutti i momenti della partita, cioè può anche avere un piccolo calo mentale più che altro, e quindi automaticamente di prestazione, però è uno che ti risolve la partita da un momento all'altro, no? Ti caccia dal cilindro la giocata, sostenuto da tutti i compagni, perché anche se non era moltissimo in giornata, però la squadra non ha fatto in modo tale che non se ne accorgesse nessuno, tra virgolette, e ha creduto in lui fino alla fine. Questa è la cosa positiva di questa squadra. Silon, se hai notato, a 6-7 minuti dal termine della partita l'ho messo in banchina. L'ho messo in banchina perché lui è un piccolo pitbull che vuole giocare sempre. Allora ho detto, io lo abbiamo alzato di rabbia, no? E poi l'ho messo gli ultimi 5 minuti ed ero convinto che mi avrebbe risolto la partita. E nel frattempo gente come Marcello e come gli altri compagni hanno lottato per il gruppo, no? Questo è positivo, quindi mi prendo questa prestazione. Ho notato bene, mister, le scelte su Silon, e se andate a farci caso, in telecronaca ho detto praticamente le stesse parole vostre sul numero 6. Mister, ora la prossima, da vedere se sarà contro il CMB, una comunque gara difficile in arrivo, probabilmente forse la gara clou del campionato. Sì, è una gara importantissima più per loro che per noi da un punto di vista. Noi arriviamo a questa gara probabilmente a 3 punti dalla prima in classifica, che è il CMB. Andiamo a giocare sul campo loro, loro avranno tanto da perdere, noi stiamo facendo questo bellissimo campionato, quindi prendiamo settimana per settimana, partita per partita, quello che possiamo prendere da ognuna di loro. E certo, andiamo a giocare con una certa spensieratezza, ma con la voglia di far bene, con la voglia di continuare ad essere una sorpresa.
Io dico che ce la possiamo giocare, sarà una partita divertente, proveremo a giocarcela. Loro sono una corazzata, lo sappiamo, è una squadra completissima anche nel numero, quindi noi abbiamo ancora qualche piccolo deficit sotto questo aspetto, però sono sicuro che faremo bene anche lì al CMB. Poi, torno a ripetermi, dobbiamo essere già molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto fino ad oggi.